Bentornati su Diablo 4 e bentornati sul mio canale YouTube, sono Tufo Mix e siamo qua alle prese con Tabata, la nostra eroina, cercando di aiutare questo tipetto qua che dice che le cose non vanno così bene. Allora, intanto vediamo subito dove ci vuole far portare l'Hatchman. Probabilmente ha avuto dei problemi, vediamo subito dove ci... Allora, intanto qua parla con Meridian e parla con Kvecto. Ok, dobbiamo parlare con tutte queste persone qua prima di andare avanti con il nostro amico Lactane. Quindi andiamo a cercare... non mi dà niente. Dov'è? Ah, eccolo qua, Meridian. Perché? Per arrestarlo finalmente? Se n'è andato con quei mercanti miscredenti tempo fa. Non lo vedo da allora. Andiamo a parlare con l'altro che c'è qua, allora. Vediamo questo che ci può dire. Vinsec. Forse dentro la casa, qua bisogna andare, c'è qualcuno con cui parlare qua. Quel combina guai. No, ma fammi sapere se lo trovi. Devo dirgli un paio di cose. Sì, adesso andiamo a trovarlo, Per la luce. Speravo. I mercanti sono stati assaliti in un campo prima del passo. Dovremmo cercare là. Ok. Vediamo dov'è il passo. Allora, dove sta il passo? È questo? Ok. Andiamo. Madonna, che brutto ciccione. Andiamo, seguimi. Andiamo, vediamo se riusciamo a... Non posso farlo qui. Quindi? Oro? È rimasto uno, ragazzi. È rimasto un mostriciattolo. E qua dovrebbe essere qua, È orribile. Vedi qualche indizio? Sembra sia stata una freccia diretta al collo a causare la ferita mortale. In questo si può riconoscere la mano dei cacciatori di Magrav, senza ombra di dubbio. Cicatrici spesse si sovrappongono e intersecano sull'avambraccio, dando forma a curiosi motivi che non sembrano per nulla casuali. Ok. Mi manca il mana necessario. Ok. Un altro mercante. Non volevo crederci. Ma ho già visto quelle cicatrici. Sono dei brutti ceffi che a volte incontravano Peritan. Pare che sia proprio in combutta con loro. Devo trovare. Devo accettarmi dinanzi alla giustizia. Quindi dove andiamo? E di qua bisogna andare? Posso ancora farlo. Ok.
tempo per prepararmi. Ragazzi, qua sono cattivissime. Si è allontanato troppo dalla luce. Bisogno di tempo per prepararmi. Non saprei dove andare a sto punto. Di qua non ci passa, l'unico è andare su per di qua. Vediamo. L'unico è fare così. E li facciamo fuori tutti. Posso ancora farlo. Senza mana. Ok. Che c'è qua? Un passaggio. Ah. Miniera? Oddio. Non so se dal di sotto sia una cosa saggia, ragazzi. Cosa ha fatto? Potenza raccolta. Ok. A questo punto allora direi di andare giù. Non possiamo fare altrimenti, ragazzi. Andiamo giù di qua e vediamo che succede qua sotto. È pericoloso, è molto pericoloso. Adesso ci addentriamo nella caverna di fuoco, ma non so se... Qui c'è qualcosa di interessante. Cos'era? Madonna. Ancora farlo.
Ok. Ragazzi, è andata bene, siamo riusciti a salvarci per un pelo. Abbiamo preso miniera allagata, abbiamo preso tutto. Abbiamo preso tutto quello che c'era da prendere. A questo punto possiamo uscire, perché tanto qua non c'è altro da fare. Ma non c'era con noi il tipino? Che fine ha fatto? Forse il tipino non doveva venire qua, probabilmente non era di qua. E vediamo dove è rimasto il tipino. Forse è rimasto qua fuori. Ah, ok. Quindi vediamo un pochino cosa bisogna fare. Dobbiamo trovare il corpo dei banditi, ma deve essere qua da qualche parte. Quindi andiamo di qua. Usciti più che altro, qua siamo usciti, il corpo dei banditi non è qua, quindi torniamo dentro. E dov'è sto corpo dei banditi? Andiamo giù di là, ora andiamo di qua. E andiamo di qua. Il corpo dei banditi non l'ho trovato, però per colpo di quello là, ragazzi, non so dove sia, ma il corpo di quello non c'è proprio. Ragazzo, il corpo non l'ho trovato io, Ragazzi, mi dispiace, ma io il corpo non l'ho trovato di questo. Meno che non sia nascosto qui da qualche parte. Torniamo dentro, è l'unica... Di qua si può andare?
Di qua si può entrare. Andiamo, sono pronto. Sei pronto? Io no. Cioè, sei pronto? Andiamo giù di qua. Andiamo? Vabbè, sei pronto? Mi dice che è pronto, lui io mica tanto comunque. Allora, non posso più ignorare tu di gesta di mio fratello. Luce, dammi la forza di portare la tua giustizia al sangue del mio sangue. Qua per il momento non c'è nessuno, eh? Però non vorrei che arrivassero fuori. Ragazzi, andiamo avanti tranquilli, ma io qua il corpo non lo vedo. Là c'è qualcuno. Un baul. E oro. Che abbiamo qua? Questo qua alle spalle, dove è arrivato? Siamo quasi, ragazzi, siamo quasi arrivati alla fine di questo livellino. Sembra che il nemico sia il nemico, il corpo sia qui da queste parti, eh. Qui non c'è niente.
Oh no, c'è una prima qua. E dove? Nascosto qua dietro? Ok. È nascosto qua dietro, di qua c'è il corpo sicuramente, di qua. Sono parecchi nemici qua, eh. Non interessa, ma praticamente pensava. Ah ok, qui finisce. Ok, qua finisce, quindi l'unica è andare di là. Perfetto. Ok raga, ben trovato. Di qua, di qua, di qua. Ci siamo ragazzi, bisogna entrare qua dentro. Io vi ricordo come sempre, se volete lasciare un'iscrizione, non costa niente, è gratuita. Intanto iscrivetevi e attivate la campanellina. Poi ovviamente se vi piace l'episodio lasciate anche un like, fa piacere, un commento, quello che volete. Vi ricordo ragazzi la sezione canale dove trovate gli indirizzi dei miei amici youtubers: Alessandro Gamer, Luca del Tubo e Burneo, The Last Ace e Squalo Calcio. Mi raccomando, parlo dei bei video, sono in gamma, andate a trovarli perché qualcosa di bello che vi piace sicuramente lo portano anche loro. Adesso noi ragazzi che facciamo? Continuiamo, andiamo avanti cercando di non morire e andando a trovare il corpo di questo corpo che stiamo cercando, di questo amico qua, di Lachman. E dai, entriamo, andiamo di qua. Cos'è? E dov'è la chiave? E chi ha la chiave? C'è qualcosa di qua? Che c'è di qua? Non l'avevo visto. Ah, la chiave. Ma va, fanbrodo. La chiave era qua, no? Torniamo qua, ragazzi. Mi è venuto di come. Che cazzo facciamo qua adesso senza chiave? Ok, entriamo. Bando alle ciance, ragazzi. Io non so dove ci porterà tutto questo. Sicuramente tesoro le contrabbandiere. Eh sì. E qua troviamo delle robe abbastanza. C'è qualcuno al fondo, eh? Oh miseria. Non posso ancora farlo. Ok, e qua ragazzi ce l'abbiamo fatta, eh. Qua abbiamo fatto fuori quel ciccione panzerone. Qua c'è qualcun altro. Bisogno di tempo per preparare. Vabbè, facciamo così. Nel frattempo. E qua la strada è finita, perfetto.
Quindi andiamo dall'altra parte. Madonna, c'è da andare per davanti un casino. Qua non c'è niente da prendere, no? Di qua allora, eh? Ragazzi, l'episodio va un po' per lunghe, ma probabilmente riusciremo a finirlo, eh? Ragazzi, continuiamo in pretelliti, qua i nemici sono... Che c'è qua? Niente? Ok, prendiamo tutte le monetine, prendiamo i pantaloni. Oh. Ok. Ho bisogno di tempo per prepararmi. Non si capisce quante volte abbiamo, ragazzi. Ragazzi, qua è finita, eh? Ok, quindi qua è chiusa, quindi vediamo un po' su per di là, l'unica possibilità. Però intanto, ragazzi, facciamo così, abbiamo un sacco di roba, vediamo cosa abbiamo trovato, eh? Allora, niente, eliminiamo questo, però da solo 16 in meno, però, però è leggendario, eh? Cazzo, va bene. Questo niente, questo niente, questo... Oh! Emblema Empyreo, ragazzi. Un castone vuoto, teniamolo. Questo no. Questo cos'è? Voto di Rovi, anello 14, ma i nostri sono, penso che siano meglio. Oh, però... È mica poco, però costa meno dei nostri. Livello 3, resistenza agli elementi, generazione, congelamento. Ma lo teniamo. No, ragazzi, no, che cazzo faccio? Così, ok, teniamo questo anello qua. Poi questo, un bastoncino, niente. Stivaletti, no. Potenziamento. Questo, ragazzi. Eliminiamo il nostro intanto, ok, facciamo così, niente, poi niente, buono che questo muletto teniamo lì, questi no, questo assolutamente no, no, urca, armatura 24 con due cassoni vuoti, ragazzi, questa non è mica male questa armatura, eh? Niente, niente. Niente.
e un paio di cose da tenere. Non so neanche se al momento vale la pena mettere questo al posto del nostro, vediamo. Quasi quasi metterei questo qua per il momento, eh. Poi questo ecco ci dà differenza, ci dà più tanta roba, ci dà anche due castori. Oh ragazzi, sicuramente meglio, eh. Lo teniamo per dopo, eh. E questa no, questa diciamo che è meglio, ha un castone vuoto però, porcaccia, anche questa però c'è un castone vuoto, vediamo. 384, il nostro è 97, il nostro, questo, beh il nostro è meglio però, castone vuoto, vedo in difesa, illusione dei nemici, va bene, piromanzia, ipocrisia, però c'ha un, va bene ragazzi, teniamoli quelli lì, teniamoli, andiamo avanti ragazzi, andiamo avanti per di qua, andiamo andare avanti per di qua se non sbaglio, no? Yes, andiamo avanti ragazzi, perché intanto qua non è ancora finita, però credo che siamo qua. Ragazzi, qua picchiano duro, eh. Non posso ancora farlo. Ragazzi, è lontanissimo il tuo posto, non so dove cavolo stiamo arrivando, ma... Ragazzi, mi sa che qua erano cattivissime, eh? E qua finisce, quindi per forza di cose andiamo dall'altra parte, però allora dobbiamo trovare una abbiamo solo 4, quindi eccolo qua. Bisogno di tempo per preparare.
via, via. Ho bisogno di tempo per prepararmi. Ragazzi, è stata durissima, ce l'abbiamo fatta, e questo Lactan. Ragazzi, dura, durissima, molto dura. Cosa hai fatto? Come hai potuto cadere così in basso? Margrave vuole giustizia, fratello. Io la voglio. Mi avevano parlato di un lavoro pulito, un paio di borse da consegnare a loro. Non doveva farci male a nessuno. Non ho ucciso nessuno. Sono fuggito e perciò mi hanno punito. Devi credermi. Ragazzi, non convincerai mai gli altri. Non possiamo tornare a Margrave. Ce la fai a camminare? Lactan. Sono le vecchie gallerie di contrabbando, giusto? Le seguiremo verso sud, dove nessuno ci conosce. Ricominceremo. Grazie dell'aiuto. È un idiota, ma è il mio idiota. Non posso. Confido che non dirai a nessuno dove stiamo andando. No, perché devo dirlo? Perché devo dirlo? Livello 34. Missione compiuta, legami di sangue. Perfetto, a questo punto ragazzi io direi che non possiamo neanche uscire di qua, sì, probabilmente così usciamo. Andiamo al villaggio e noi ci salutiamo ragazzi, vi ricordo di lasciare un like se vi è piaciuto l'episodio, iscrivetevi se non vi dà collegate al mio canale, Tufomix sono io, tutti i giorni alle 12 e alle 17 portiamo un episodio registrato, live al sabato sera e sporadico ogni tanto quando capita, comunque metterò sempre un avviso e lo saprete anche voi quando c'è la live. A questo punto io vi saluto, vi do appuntamento presto, mi raccomando ragazzi, venite sul canale, date un'occhiata anche alla sezione community, ho messo un post da vedere e un sondaggio da fare. Oltretutto vi voglio bene. Ciao a tutti ragazzi e alla prossima da Tufomix, ciao!